Eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Sono il vostro amico nell'ambra di quartiere. Perché sto leggendo Spider-Man in questo periodo, quindi devo dirlo, come state? Se non avete già fatto, lasciate un bel follow. Perché lasciare un follow? Perché sono un variety streaming che sta provando a lavorare su questa piattaforma, anche tramite un gruppo chiamato Space Variety, tutto nell'info del canale. E scusate, cliccando robe a caso. E niente, sono un variety streamer che porta tanto retro gaming, porta tante robe nuove, porto praticamente qualsiasi tipo di gioco esistente, quindi. E come vedete siamo qui su HS al pomeriggio, molto flash così, perché appunto sono influenzato, come anche si può vedere dal titolo, e sto streamando tanto perché non avevo un po' niente da fare, infatti ho fatto una doccia veloce almeno per far riscaldare un po' il corpo. Quindi niente, io direi che possiamo andare a rankare con i nostri Murloc. Il Murloc Pale è uno dei miei mazzi preferiti. Principalmente i Murloc sono archetype. Guardate, metto le calze. Oh, mouse. Oh. Archetype, il mio archetype preferito sono Murloc Pala. Molto sinceramente il priest. Visto che il Kazakus non esiste più, un po' il combo dragon, insomma. Io ne ho uno abbastanza budgettino che non gira abbastanza bene. Io qua direi. E il problema è che avendo loro, mettere lui e poi dopo lui ci fa perdere un pelo di turno col priest, prendo il priest, è abbastanza importantino perché qui giocando tanto in late, giocando sulla combo dei draghi, c'è appunto un dragon priest, cioè lui dal quinto sesto turno in poi fa tanta roba. No, togliamo il martello, cosa? No, ci arriva, un altro martello, incredibile. Sono veramente fortunato. Ciao Naro, come va? Sono ovviamente influenzato, però faccio una live flash così su HS perché mi andava di... Vabbè, lo sto riprendendo in questi giorni, infatti è arrivato anche al 17 col murlocchino. Un po' provando i mazzi tanto per cazzeggiare. E appunto sono anche un canale di intrattenimento, quindi cerco anche di intrattenere tramite HS. E ma qui ormai ne siamo, abbiamo giocato a tempo, andiamo a pusharli faccia perché giocando tanto do. Malato, lo so, piace, mi spiace. Tu invece tutto bene? Bella la foto da elegante. Oh, non ho vestiti eleganti, ancora la metà no perché non ho modo. Quindi sto proponendo un po' HS tanto per, ma comunque l'avevo detto che ai miei, quali Naro eccetera, avevo detto che lo riprendevo HS. Però è il momento un po' più adatto. Adesso a fine season è tanto per. Sì, lo so che ho per, ma questo è sempre stato il mio mazzo. In realtà posso fare due robe. Immagino che lavori, grazie comunque di farmi un saluto. Adesso si manda il pume tanto per. Ah, qui posso fare due robe. Questo... Vado da dare Divine Shield e tridare con loro due. Più di lui e poi Face. Questo mettiamo segreto. Volendo il codo da fuga. Quindi ci voleva l'elegante. Fatto bene. Il problema è che siamo al terzo turno e non ho usato il coin. Quindi non potrebbe avere tanto. Perché appunto così ne perdiamo due pezzi, no? Allora facciamo così. Facciamo questo tipo di trade, andiamo faccia, in modo comunque da proteggere il pozzarocce e avere sempre lui. Hai visto come la gioco ragionata? Anche perché lui ha già giocato il coin, quindi va di spiteful dal quinto al sesto e non fa altri tipi di coin. Questo è veramente interessante, questo non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo perché cingiolino non è che si gioca così tanto spesso. A questo punto io direi idrologa. Minchia, non c'è il codo. In realtà questo sarebbe buono, redenzione, occhio per occhio no, perché tanto lui andrà a tradare, non lo faccio. No, mettiamo redenzione, perché probabilmente andrà a tradare qualcosa, e speriamo che sia questo e non l'idrologa. E per 2-5 gli andiamo a sbattere in faccia e ci teniamo l'arma. Ovviamente il Song Request. Che volesse. Anche il Silver Para. E mi piace molto di più giocare in Murloc. Perché. Sì. Che comunque ce l'ho dopo. Spero.
Ho preferito fare questo per avere molto più board dopo. Adesso vado face. Aggro Murloc è qualcosa di fantastico. Io adoro i Murloc. Tipo di razza che mi piace davvero tanto come type. E farla questa per avere un attimino di gold, per sbussare qualcosina. Perché è quella del mago, ma io del mago non c'ho un cazzo. Tanto col fatto anche che poi Iceblock se ne va a fare in culo. Sì, vabbè, sono rank banana, sì. Nota che comunque ero arrivato al 17 e poi sono sceso, quindi non è che rank banana mi importa. Mi importa fare le giocate, pensarla e cercare di intrattenere anche su HS. Sperando che appunto possa essere un ottimo gioco da poter portare live, a prescindere. Quindi magari qualche giovedì. Adesso lo sto facendo al pomeriggio, poi stasera inizio con Ghost of Sparta, nuovo retro. Quindi abbiamo una curva di mana decente. Il problema è che però, allora, Fevor assolutamente no. Questa potremmo anche tenerla. Il problema è che il pozzo roccio così un po' da solo mi fa cacare. Non è che mi serva niente. No, perché se vabbè questo me lo su... Allora, la Madonna Donata è buono perché possiamo mettere poi questo qua al 2-2. In streak e stop. Lo so. È quello che stavo provando a fare io. Ma io lo prendo abbastanza sotto gamba HS, ma non per... E no, lo spezza magia no, però, cazzo. No, poi contro il control warlock. Non è per sfavorire tutti gli altri che invece si impegnano a simmare, eccetera, semplicemente perché in questo momento, come si vede anche nel mio canale, io praticamente ogni giorno faccio un gioco diverso. Giusto gli ultimi giorni. No, beh, vediamo. Vediamo. E farmi solo la rankata da HS così se poi grabo quella gente che mi ritorno solo quel giorno, vediamo. Ah, ecco, buono, piace. Vediamo. Adesso vediamo, non posso farlo gli ultimi giorni perché comunque faccio il giovedì, perché il martedì siamo nello space, quindi martedì giovedì è il mio giorno multi, e appunto cade buono con il martedì per lo space e i futuri progetti in comune, e giovedì lo uso apposta per fare coso. Per appunto proporre HS, un Overwatch, un LOL di tanto in tanto, cose così. E magari lo faccio comunque il giovedì esclusivamente. Però appunto adesso lo sto facendo al pomeriggio tanto perché ci sto rigiocando. Poi vediamo. Sto giovedì, no. Perché domani è l'anniversario di Iris, quindi magari o facciamo qualcosa insieme o comunque sono fuori. Tecnicamente se mi riprendo abbastanza recente a Manda. Questo giovedì no. Però il prossimo volendo. Però vediamo, perché magari devo vedere un po' io come me la sento con HS. Perché magari prendo il pacchettino, faccio la sbussata e riprendo a giocare un po' più seriamente. Sì, ma non è tanto il fatto di essere fisso. A me andrebbe bene anche fare fisso giovedì HS per avere quella gente e parlare con loro. Ma in realtà va anche bene. Ma va a fare lui, che cazzo mi frega, adesso tanto a 5 mette il gigante. Vale. Non mi piace questa curva di mana. Tanto il... Poi vediamo, comunque non è un problema. E dai, Voidboard. Caga cazzo. Però, lo so che ovviamente c'ho la combo dello spezza magia, ma io voglio vedere solo la combo di danno. Beh, io lo vado a giocare così lo mettiamo nel Q. Tanto nel mazzo ce n'è un altro. Sì, ma lo so col silence. Ma io non è che non so giocare. Io presto attenzione nel senso di interesse nella... Perché comunque un pezzo da 3-9. Non è piccolo. Non viene usare la protettrice. Dopo Divine Shield. Ah, me faccio. Tanto dopo dovrebbe avere un altro Dark Pact. Semplicemente non faccio quello. Infatti sul canale si vede ogni giorno c'è un gioco diverso, quindi anche per quello un Overwatch, un HS, un LOL, anche per cazzi miei non ci riesco a rankare perché ho troppi progetti diversi. Ma l'Inkeeper tecnicamente può averlo attivato. Dopo lo attivo perché mi sembra di costo 3 è quello che buffa tutti di salute.
Perché per mantenere l'invito. Quello non lo voglio usare adesso. Perché volevo vedere se ci vuole il megasauro. Sì, devo svuotare la mano. Prospettiva di un Divine Favor. E avere un piccolo taunt. No, ma in teoria dovevo averlo. No, non l'ho attivato. Allora aspetto, vediamo se riesco ad attivarlo. Sembrava di averlo attivato. Ah no, forse era con quello vecchio. Dov'è l'Inkeeper? Inkeeper, Advanced Erson, Overlay, installa. Sì, configura. Aspetta che mi è comparsa una pergamena. Cosa cazzo mi dice la pergamena? Download and install Inkeeper from... Le richieste al server sono state bloccate in un'estensione. Cazzo vuol dire? Ciao Marx. Sì. Ah no, ma lo so cosa è l'Inkeeper, Naro. È che non guardo stream di HS, riguardo. Semplicemente mi sembra di averlo attivato, ma adesso mi dice che devo installarlo da una pagina e mi è comparsa la faccina triste che mi dice non puoi scaricarlo, va bene. Magari devo prima disattivare quello del Streamlabs. Dice download and install Inkeeper from e mi dà il sito. Io clicco sul sito e mi dice le richieste del server sono state bloccate un'estensione. Cazzo vuol dire? Faccia di culo. Che palle, guarda che ha poca value sta cazzo di carta. Non mi piace così tanto la madonna donata. Vabbè, qui è per forza. Dammi un paio di... Minchia, ma non ci credo. Ma non c'ho il lanciatore. Palle. No, devo mettere l'idrologa per il secret. Dammi cosa da fuga, là. Blocchino, andiamo face. Sporchiamo male. Ma porca, ma ti rendi conto che mi ha dato un'altra lama della donata che in questo momento mi è utile? Mamma mia, non ci sto credendo. Così quasi la sostituisco. Per un costo 3 per agevolare il tutto non so cosa metterci in questo momento. Ci devo pensare dopo. Fruit Ninja. Come state? Sono malaticcio. Quindi stiamo al pomeriggio perché non sono a casa. Mi faccio un po' di stream e poi dopo vado a leggere un po' e poi torno stasera. Con molta calma. Spero che vi va bene comunque che porti HS, sia per chi mi conosce che per chi non mi conosce. Non sono ovviamente un pro, però mi piace il gioco, sono un collezionista di carte e ci sta mettendo tanto a collezionarla, ma perché giustamente collezionare vuol dire anche spenderci un botto di soldi. Se al momento non le sto prendendo, ma appunto formato di deck interessanti. Guarda te quando si dice il culo, letteralmente. 3 5 7 8 per 3. A casa da lavoro perché non stavo bene, minchia, a tutti. Vabbè, buono, ha buttato i Vedelord, non c'ha l'arma, non c'ha Rin, vaffanculo, dammi la vittoria, non rompere il cazzo. Dammela subito. Vi ricordo sempre un bel follow. Donazioni se volete, se sono obbligato. Mancano 7 follow per l'affiliate, arriva ai 50, mi raccomando. Iscrivetevi anche al canale YouTube, se volete prendere i giochi c'è il codice sconto di Sandy. Se volete donare fatelo dai counter, per favore, perché almeno così è un po' più divertente per gli alert. Ovviamente nessuno obbligato. Uldan e GG. Ma non ce l'ha. Non sa cosa fare. 2, 2, 4, più 5, 3, 8. Una taunt, ho vinto. Vabbè, tanto sono comunque full vita, poi si revulla col morso. Dai, che mi mancano 7 follower per arrivare a coso. Arrivo comunque a Lethal. 5 più 3, 8. Ho sempre 8 danni. Sempre 8 danni. Sempre 8 danni. 8 danni rimangono, va bene. Ok, allora facciamo così, tanto per vedere cosa ci dava. E come sono in campo? No, ma infatti, ma... Non ho capito che... O se avevo un control vero e proprio, abbiamo un controllo un po' fuori tempo, diciamo, un fuori tempo massimo, come si suol dire. Scusate per la voce, ragazzi, se
metto proprio fastidio, vado via, non ho un problema. È che mi sto sforzando anche ieri sera, minchia, lo stream a Coop 4 è stato devastante, però sono divertito tanto. Sono sforzato apposta, quindi... Adesso io l'ho messo l'overlay. Silenziato i 3-9? Eh sì. Silenziati non contano più come demoni. Spawnano roba, quindi non aveva comunque niente con Gul'dan da spawnare. Non gli ho fatto fare gente. Si attacca al cazzo. Diventa fevro qua, non mi serve niente. E certo che ho giocato giusto. Hai visto? Visto? Come demoni non ti spawnano in 1-3. Sì, come dicevo, nel senso, non ti spawnano la gente brutta. E io ovviamente qui devo andare di inquisitore, perché se lui mi fa i coin e rompi i coglioni, questo me lo trada, quindi... Il mago va in wild, assolutamente sì. L'ice block va in wild anche il mostrone del magma, che però l'hanno diminuito, perché parte mi sembra da 20 o 25. È quello che devi fare con... Poi no, tanto quindi mi faccia. Sì, 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 ma infatti io lo gioco proprio da aggro puro. Sono indeciso, sai. Io sono un po' indeciso. Perché? Perché lui già ha giocato la lucciola, quindi mi aspetta un Lethal Mage Control più o meno, che va a finire in late con Frozen Mage. Con butterà magari Nova, butterà Jaina e rompi coglioni. Anche Pacis, sì, 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 ma infatti te l'ho detto, hanno workato di merda quelle robe lì. Quindi io butterei il lanciatore di coltelli, vado faccia. Certo, fa così, tac, e lo trade a questo turno. Ok. Faccio un po' di specchio dell'allodole, no? In modo da buttare lui, mettere questo e giocare troppo in late, perché non ho un pozzaroccia. Porca troia, il pozzaroccia. E lui va a fare... Ah, sorpresa. Coin. Yeah. Sperato. Sperato il ragazzo. Io qua vado. Tarim. Salve Tarim. Tarim lo sto giocando poco ultimamente. Ah, vado di lui. Io vado faccio. Tarim lo sto giocando poco perché non sto avendo lo spazio. Cioè, vinco prima. Non riesco a congegnarmi bene la giocata per vincere la prima. Quindi, GGRM che impara a fare le giocate. Poi quando appunto devo parlare parlo, me le faccio più giuste. Quando sto muto che mi ascolto roba di sottofondo gioco più di merda. In live gioco meglio a dire il vero, perché la chiacchiero di più. E beh, qui a sto punto io direi che faccio la combo cagacazzo. Ah, tradami lui che l'idea... Ah, non l'ha tradato mai. Ma lì c'ha la magia, quindi vaffanculo. No, però lì do faglio sul tizio, quindi no, facciamo così. Così gli diamo la magia, ma non sta mettendo Arcanologo, non sta mettendo il glifo, non sta mettendo il pischino. Perché me la posso scampare. Adesso ma Kirin Torre Secret. Guarda. Cosa sto vedendo? Minchia, questo è un Elemental Mage base. Beh, è un Elemental Mage. Quando posso lato si Venus. Il lanciatore e poi Murloc. Non ho capito. Poi il primo. No, ah già, è vero. È perché io ho pensato, la stavo pensando giusto, ma in realtà era sbagliato. No, no, è vero, giusto, giusto. Sì, sì, ho sbagliato io. Sì, prima lanciatore e poi Murloc. No, è che stavo contando male per l'invoca Marie. È vero, sì. Ho sbagliato io in quel momento perché stavo pensando, metto il Murloc, perché, ma non cazzo c'entrava il lanciatore. Mettilo comunque, no. Ragazzata. Sono mazzi OP. Sì. I Murloc sono belli. Ma che bello l'inquisitore, quanto contento. Ma che contento. E qui, porca troia, mi sa che ci... Scusate. Qui in realtà è buono Tarim per riportare su tutti di vita. Qua in realtà è buono Tarim per riportare tutti su di vita. Ma il problema è che lui, avendo sto cazzo di Elemental Mage, cosa cazzo fa dopo? Farà Jaina, per forza, va di Jaina ed elementali. Faccio? Era giusto allora. Vai di zio Tarim, frate. Su non bronzo 2 in flex. Minchia, grande Marx. Ho visto che stavi giocando un po' con Lux mid, penso, support. Hai fatto bene, grande. Ah, scusami, non ti ho letto bene, Marx, perdonami.
E stavo leggendo, poi stavo facendo giocato. Ho preso l'interesse a giocare da CS da quando hanno passato Sylvanas. Rag chi è? Perdonatemi. Lagging Wild. Questa cosa di spostare le carte a me non piace. Ma come sposteranno il Jade? Non da quello che avete. Minchia, frate. Minchia, mi dà una value immensa perché sono in 3-3-6-9. Vinto. Minchia. Oh, furia del vento. Fanculo. Bitches. Bello, guarda quanto fico. E l'ho sbussato. Sì, ma qua un bel GG me lo merito, no? Nem che gioca giusto ad HS, secondo mai. Io infatti giocherò la Wild. Infatti vedi che c'ho il... c'ho lo sciamano qui. Del cazzo. Che mi ha passato tra l'altro un tuo follower. Oh, sbussiamo. Cosa sbussiamo? Nuovo o vecchio? Nuovo o vecchio? Vedremo. Vedi? Allora, sto preparando il Mac per giocarlo poi Wild. Ma questo vediamo, perché tra l'altro... Ma Hero Power into Megasauro? No, perché preferivo buttare Megasauro e avere o più 3 o Furio del Vento. Comunque andava bene, perché comunque mettevo un altro muro, che l'invocamare diventava più grosso. Eravamo uguali. La vincevamo uguale comunque, perché avevamo 3, 6, 9, 12 di danno e gli mancavano 3 hit, 3 danni. Ma comunque, scusate, prendo un fazzoletto. Uno di questi color maionese resistentissimo. E cosa volevo dire? Per la Wild, tra l'altro, so che appunto andrà via coso. E qual è le cose da comprare? È che così mi era per abituarsi a giocare giusto. È vero, però volevo il Megasauro, perché se il Megasauro mi dava piante, mi dava veleno e mi dava solo il più uno più uno, non vincevo. No, il più uno più uno vincevo. Però se mi dava il più tre salute, dovevo prima proccare il Megasauro. Non si sa mai. Allora, questo qua lo prenderò poi, perché devo prendere quelle Amazon Coin. Quindi, se sapete dire quando finisce, fareste un piacere, grazie mille. Poi, tra l'altro, visto che vanno 1-2 via, nelle cose non avessi giocato in ogni caso. Eh beh, sì, volendo. Beh, sì, volendo, mi faceva vincere. Vanno via questi due. Quindi, no, perché io devo vedere sempre cosa mi manca. E 2D. E io cosa ho fatto allora? Ho buttato il Megasauro e già non mi ricordo più. C'ho la mente offuscata. Vedi, del palla non mi manca un cazzo, mi manca uno. E 3. Vabbè, la quest. Questo qui è che non si usa praticamente mai neanche con il Silver Hand. Infatti il Silver Hand ce l'ho completo. Mancano veramente un cazzo, non mi manca. Fammi vedere un attimo. Fammi vedere degli antichi. Ok. E Ragnar, minchia. Perché io vado a collezione, no? Quindi devo farmi full tutti i set. Infatti mi mancano poco di dei antichi. Mancano due carte a testa. Ah, non li ho usati proprio. Ah, perché ero sicuro di vincere. Sì, no, su quelle ragioni. Era un'altra situazione lì e mi gabbavo da solo, è vero? Ah no, su quelle ragioni. Ovviamente sono andato molto, molto rapido perché... avevo comunque danno, quindi meno male vincevo. E hai 1-2, 1-2. No, perché ce l'ho dorato. No. 3. 4. Però tutte le altre cose di tempo le ho giocate giuste. Comunque la tirando ce l'ho dorato. Ah, ce l'avevo dorato, mica me lo ricordo. Ah, perché è vero. Una volta che l'ho giocato con l'antere perché l'avevo top deckato. Minchia, mi mancano un po' di leggendarie. Cazzo, so che beh, minchia, Shrai mi manca. Shrai è... è generica. Fanculo. Allora facciamo una di roba di antichi. Comunque ditemi cosa ne pensate. Un feedback è sempre buono, sia da chi mi conosce, chi arriva di nuovo. Mi va bene a HS, lo propongo di tanto in tanto. A me diverte comunque tutto sommato. E poi adesso volevo riprenderci un po' la mano. Lo sto perché non sto cambiando coso, perché voglio trovare prima la leggendaria e poi switchare, perché ancora non l'ho trovato questo coso. Su retro. Minchia, ce l'ho. E che palle. Ah, mi mancano tutte leggendarie. E questo... no, aspetta, forse ce l'ho vivo singola. Fammi vedere. E non si usa poi quella lì. Troppo vecchia. 3-1-4-5, infatti. Last, non chiedetemi di spenderle perché per ora vanno tutte conservate. Perché, ripeto, ci sarà la sbustata di... pacchetto da 20 euro. Facciamo un po' di priest. Questa è una specie di spiteful. Sommato.
L'Evolve Shaman, porca troia, a me piace un botto, ma non worka mai un cazzo troppo lento, troppo bisfrattato. Quindi abbiamo quel Murloc. C'ho Silverhand, ma mi piace di più il Murloc. Infatti sono oltre 200 vittorie, quindi. E non avevo mai usato il Pala, mai. Infatti si sente troppo. Non è più il tempo, purtroppo no. Vorrei usarlo in Wilder. Solo col Neck o qualcosa di simile. Sono molto Califano oggi. Ah sì, questo mi ha rotto il cazzo di averlo in mano all'inizio. Tanto non mi serve niente, se poi mi dà carte alte non mi serve a niente. Dammi la curva. Dammi la curva. Vabbè. Porca troia. Vi ricordo che ci sono sempre i comandi YouTube e chiacchierone se volete poi usarli. Avete già fatto, inseritevi nel server Discord sia il mio personale che quello della mia community. Io sono il capo intergalattico. Capo spaziale. Po, 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 po. Non ringrazio nessuno, no, perché i follow sono quelli di ieri sera. Cioè, contro i mazzidenti puoi anche tenere cose tipo di. Sì, perché appunto me la gioco più in late, è vero, è vero. Su quelle hai ragione, infatti sarà un Ramp Jade, quindi. Così. Sì, su quello sì, perché l'ho avuto anche contro prima. Però è un matchup sfavorevole il Jade contro il Murloc. Mamma mia. È troppo sfavorevole, troppo pesante e mi deleta dopo. Vabbè. Vado da fuga. Metto anche lui per avere coso, così al quarto ci abbiamo già la board. 3 più 2, 5, lo posso tradare, ma mi gioco l'Invoca Maria. Ah, ho scritto a Twitch per la cosa dell'ownership. Se non mi rispondono, creo quella nuova. Va bene, ma per me potresti anche creare quella nuova, no? Tanto non ci metti veramente un minuto. Ecco, qua te lo chiedo io come consiglio. E come dopo lui fa probabilmente a usare. Non il Sylvana. Il costo 3, quello 3-1 che mette il cristallo col Death Rattle. Lo rompo lui. Lo aspetto dopo. Ma ce li rifacciamo tranquillamente, perché tanto i follow non serve a niente, perché se non mettiamo le info, avere il follow su quella vecchia, quella decina lì, siamo noi alla fine. Conviene romperlo o passo il turno? Trado, cioè trado lui o passo il turno così, tenendo la board col Megasauro per dopo. Che lui c'ha. Ok, allora va bene. No, comunque il follow per la community vecchia, guarda, è poca roba, no, cioè, ecco, infatti immaginavo questo o l'altro. Qui devo per forza proccare lui. Perché se mi dà più uno a tutti si possono salvare, credo. No, allora andiamo più 3 di salute. Così. Così. Prendiamo lui e andiamo faccia. Per me la puoi creare, perché tanto ci metti. Io lo volevo fare, ma mi dice l'account deve essere da 90 giorni. Se no lo facevo, metti la descrizione, papapapa, metti la lista e i follow le riporti su quella. Perché avere il follow in quel senso, la gente che apre la community mentre siamo live fa vedere le info. Quindi uno si vede la lista, due si vede che anche nella descrizione lunga c'è scritto il martedì è il giorno dello space variety stream, ovvero minimo 2-3 persone streamano in quel martedì sera. Può essere che anche negli altri giorni alcune persone si matchano, ma non sono space variety. Cioè, sono space variety, però la serata dedicata è quella. Beh, è quella la cosa, non ci vuole niente, io lo voglio fare. No, lo so, tranquillo, tranquillo. No, ci vuole in generale. Non ho dato la mail, va bene, poi se ti danno l'ownership, oh, va bene. Non mica. Vieni a già 9. Ho sbagliato. Che due coglioni. È che son malato, però. Vabbè, tanto. Avevo comunque tutti i danni, a prescindere avevo l'arma, non. Sì. Ho sbagliato. Mi è stato il potenziamento, ma avevo comunque l'arma. Quindi quell'uno lì andavo sull'arma alla fin fine. E andiamo avanti. Bene. Dopo. Non so quanto faccio. Che ore sono? 4 e mezzo. Io ho fatto.
No, mezz'ora perché 46 minuti era per il coming soon di 15. Sono andato a farmi la doccia. Magari faccio giusto neanche un'ora. Sì, perché appunto non sto male, sto male. Volevo fare un po' di HS per vedere se al pomeriggio grabavo qualche follower nuovo. Appunto conoscere magari persone anche al pomeriggio. Poi, e poi appunto andavo a leggere. Un po' di riposo. Da leggere e poi torno stasera con God of War. Ragazzi, c'è God of War stasera. Porca miseria. Venite, che è l'inizio dell'ennesima serie sul canale. Ma perché li sto completando? Ho completato Acting Time, ho completato Sly Cooper. Va via tutto, però non ce ne frega niente. Aie, iniziate a venire. E appunto per quello io sono molto più variety che altro. Minchia, che brutto. Minchia, che brutto. Cazzo, li drogo così da solo non mi piace. E nel turno dopo penso, riesco il pozzaroccia per il terzo turno perché mi fa veramente cagare. Ah, adesso metto la cosa. Il prossimo turno mi dai il pozzaroccia. Metto l'idrologo. Al turno dopo mi dai l'inquisitore e sono contento. Se no, piango. Cosa cazzo ho detto? Cosa cazzo ho detto? Dammi la cosa. No, l'idrologa durata. Va bene. Solo perché adesso tanto mettiamo quella durata. Non è che. No, mettiamo quella normale per non fargli capire che ho top deccato da qua, quindi usiamo quella normale. Così non capisce che minchia ho pescato giusto. Poi non è vero, perché ripeto, se mi dava la curva che ho detto io era meglio. Perché poi dopo giocavo al terzo turno uno e due di pozzaroccia. La fuga per forza. Se no non mi serve a niente, anche perché. Confondo mettendole lì in mezzo. Vabbè, assolutamente quello. Siamo tutto faccia perché siamo agro. Esempio, qualcuno in chat che mi vuole chiedere robe, ragazzi, ben volentieri. Anche sul mondo di HS, per quello che so, vado a rispondere. Se meglio volete chiedere che mazzi giochi, che cosa ti piace, rispondo. Giusto, come è giusto che sia. Così. Più secret per farlo caccare sotto facendo finta che siamo un elemental control, perché mentre control palla io l'avevo provato ed è stato divertente. Non fa un cazzo, però è divertente, giuro, l'avevo provato. C'era un elemental control FFP free to play, minchia, sarà divertente. Cagazzata, perché ci mettevi l'elementare visionary che ti fa recuperare vita, eccolo lì, grazie. Non mi serve adesso, perché non ho murlo, che tu dici sì, ma guadagni il turno. Sì, però allo stesso tempo è molto più facile da tradare con qualsiasi tipo di roba che mi lancio. Dato che questo qui è un control che è così con le mani, è tutto stretto stretto perché si starà tenendo l'ametista per buffarsela, si sta tenendo il lacchè, si sta tenendo tutto in mano. È così stretto, proprio così. Sì. Guarda che adesso usa il Mortal Kombat. Ah no, fatto tenebroso, con il core. Interessante. Guarda poi il Lord. Guarda Loli. Minchia, è bello che io ci ero arrivato più o meno a craftarlo sto merda di deck, ti giuro. Qua devo silenziare. Perché averlo adesso è troppo OP. Perché comunque un body da 3-9 è fortissimo. Mi rompe i coglioni troppo. E se io butto questo, per quanto io possa sparare coltelli, uno non lo trado, due li do troppo value dopo. E dal stesso turno può mettersi. Potrebbe avere il cubo carnivoro. Quindi romperebbe troppi coglioni. Quindi andiamo a fare così, voilà. Facciamo così, gli lanciamo un coltellino del cazzo e andiamo faccio. Che era veramente improponibile. Cioè, questa la uso dopo. Adesso lui andrà a tradare perché dice questo c'ha call to arms e mi sfascia. Io sono un Murloc Pala ma senza i Murloc. Questo è quando il mio deck non gira bene come dico io. Fa fastidio. Però già stavo pensando di tagliare la lama della Dunata. Devo pensare però cosa mettere al posto della lama della Dunata. Non è che mi fa impazzire. Veramente non mi fa impazzire. E tu ora lui proc in quel modo, quindi. E mica, secondo il fire così. Ma lei è party stasera. Oggi pomeriggio. Minchia, party. Vabbè, frate, io che te lo dico, io la devo fare, perché tanto te lo trovo in un modo o nell'altro. Al suo punto. Mo' buono. Abbiamo un muro. Va bene uguale. Va bene uguale. Va bene uguale.
Control board. Ha finito la OE. Ametista. No, vabbè. Ci può stare. Manari non ce l'ha. Non c'hai Rind. Che cazzo stai a fa? Ametista. 7 danni. Ma porca puttana, ma scusami, se cicciamo fuori Time dopo, tu come lo tradi Time? A rigor di logica, non lo puoi tradare. E io vado così perché voglio la board. Quindi vaffanculo. A questo punto mi tengo anche l'arma in mano e mi aspetto un favor divine. Divine favor, scusate. Poi lo faccio vedere io. Minchia, metto Time e ti spacco la faccia. Cazzo vuol dire che gioca così? Minchia, la medista da 7 per il lanciatore. Grazie, grazie. Spero di essere utile come radio. E eccolo qui, Nem, che si sta prestando a prenderlo dal culo. Ha messo un po' di vasellino in quel posto. Minchia, la melma delle paludi. Sì, vabbè. Vabbè, sei bravo tu, sei. Ma porca... Ma che cazzo c'ho su qui? Sto beccando dei mazzi che non li sto comprendendo mai. Anche prima col priest avevo beccato... Ho beccato un Frozen Jaina, ma tutto strano, cioè aveva tutte le robe che non si giocano. L'ho capito. Poi un altro druido che aveva le carte base che partiva con lui Yeti. Il Lugre da 6-7. Ma quanto? Ma in quell'universo parallelo? Che cazzo, vedi? Affanculo. Cazzo di culo. Dai, tradameli, si murlocchiere, dai. Che belline che sono. Oppala. Ecco, bravo, eccolo lì. Guarda come rompi culo. Io non ho AoE questo mazzo. L'unica cosa che non mi piace. La minchia. La minchia. E qui guarda che vado a perderla, frate. La vado a perdere molto perché non posso fare assolutamente niente per trade. Questo non mi serve. Metto così perché tanto vado a fare esche con Sid, a dire il vero. Non la posso vincere lo stesso game. Perché anche se lui gioca molto più stupidamente di me, ha comunque il furto vitale. Cioè lui la vince, quindi anche senza mani vince, infatti. Sì, sì, frate, hai vinto tu. Hai vinto tu. Già. È un matchup un po' sfavorevole per me. Vabbè, ho un po' di priest. C'è un po' di un game col priest e poi ritorno sui Murloc. Cioè che gioco. Cos'è? Bium? Bium non è mai più ritornato in live tua? Oh. Sì, bro. Non l'ho mai più sentito. Ha vinto lui sempre. Sì, sì, ma perché te l'ho detto? È stata la curva di merda. Io l'ho detto. Dammi questa roccia. Inquisitori dopo che al terzo turno li metto. No, niente. Allora, lì il matchup è vinto per lui. Perché se il gioco ti boicotta, ma io ripeto in maniera molto pratica, molto easy. Ci ho più visto. Infatti mi sembrava. Cazzo. Piace. Avrà da fare, insomma, è la scuola. Luca? Tranquillamente uno che si chiama Luca in HS. Io non ho nemmeno 94. No, va bene. Vabbè, questa andiamo a toglierla, ma non ce ne frega veramente un cazzo. Andiamo qua, si può giocare in late, quindi me la posso prendere con molta più calma il priest. Quindi va benissimo, lui sarà anche contro, perché ormai Zulok non si usa anche per patches, ma non si usa proprio più. Infatti io un Warlock da giocare non ce l'ho più. Prima avevo lo Zulok un minimo di control, ma veramente un cazzo. Ok, dopo possiamo fare tranquillamente la giocata tipo, ne va bene. Ma io sì che gli ho quegli OP, no, non va che io Nazi ce li ho, non gioco tanto perché, ripeto, mi conosci, no, tu mi conosci più di tutti probabilmente. Oltre ai miei sentimenti e le mie emozioni molto profonde, non mi ci dedico tanto per rankare, io mi ci dedico per intrattenimento. Perché penso di poter rendere bene anche su giochi del gioco, come anche su LOL. Su LOL io ce li ho i champ per rankare. Ma non ranco perché non ho voglia. E sono sempre preso da qualcos'altro di un po' più creativo che mi dà un po' più di stimolo. No, Razzacus ce l'avevo. Sì, sì, ma io Razzacus c'ho tutto nel periodo. Mi mancano 7 carte, tipo. Ho craftato anche Lyra, Harrison Jones. Minchia, secondo me è questo. P.O.P. E questo è il control speedful. Maneggiare dei deck forti, va bene, volentieri. Ma io te l'ho detto, guarda. A me va bene, perché posso essere simpatico anche in quell'aspetto lì. E in più, porti tu le visual. Se tu quello che fai HS main, io non ho purtroppo da portarti i visual. La gente che magari mi vede, magari
o vedere anche il Variety, magari si può interessare al mio modo di parlare, alle conoscenze nerd, è quello che io punto sempre. In realtà noi possiamo buttare questa, ma no, perché io aspetto il Void, perché l'ho già giocata, sto giocata tipo boh, dai, spell, vai, così. No, frate, aspetta, fammi fa. Allora, tac, manteniamo più in vita lui che lui, che tanto così vediamo value di trade, facciamo un peschino. Va bene, perché comunque possiamo usare la scarica di scaglia fatua. Vedi che alla fine, cazzo, io le conoscete e dici, allora impegnati. Sì, col cazzo. No, non è che sono pigro, lo ammetto, però ho troppe robe da fare. Ho troppe robe personali, nel senso tra lettura e scrittura, che è il mio main della mia vita personale, perché la mia vita verge molto su quell'aspetto lì, e quindi devo sempre essere attento a determinate cose, quindi non ho lo spazio per gioco a HS 8 ore, gioco a LoL 8 ore, ranco, non ce l'ho sta cosa qui, perché non è il mio tipo di vita. Ah, minchia. Eh no, Isera. Fammi più Isera. Però se vi piace HS fatto così, ragazzi, tipo, non al pomeriggio, perché ripeto, oggi è un eccezionale perché non sto bene, sono a casa. Però le prossime volte posso farlo. Magari anche un sabato o una domenica, vediamo. Se vi piace, a me volentieri. Cioè, non mi costa. Non l'ho ripreso adesso perché mi stavo dedicando tanto ad Overwatch. Perché c'è Wolf, c'è Sivo a cui gli ho regalato Overwatch. Quindi sto giocando spesso con loro e mi piace molto di più. Ma io guardo. Io opterei o per la cavalista. Vabbè, cavalista e coso è illuminato giallo, quindi lo possiamo usare in combo. Ma non è quella la cosa. A me piacerebbe avere il tizio del ragno, lo scarabeo, scusa, per avere l'armor, che non è una brutta roba. Il problema è che qui ho bisogno di vedere cosa lui. Cioè, questo mi dà un pelo di look sulle sue prossime giocate, perché comunque mi dà tre carte che lui ha già nel mazzo, quindi comunque posso overlookare un pelo. Infatti, visto. Vedi, tipo, allora so che ha questo, quindi non mi serve. Io mi prendo lui. Vedi? So che ha il manale adesso. Quindi devo giocare col culo più stretto e aspettare di usare bene questa per poi usare questa in combo per il Void Lord. E piuttosto questo per una possibile Isera o anche un possibile Taunt, in realtà. Vero? Un possibile Taunt sarebbe figo. E poi mi sembra che dentro c'ho il drago addormentato. Ma l'inkeeper non va, giusto? Non mi sapete dire se funziona. Io estensioni l'ho autorizzato. Lo vedo. Attiva. Extension overlay. A me mi dice che è attivo. Poi non lo so, mi dite voi. Vabbè, la potion va alla fine, ovvio. Vabbè, vediamo cos'altro. Nari. Minchia c'ha in zot. Cazzo che dito nel culo. No, trip. Oh. Cazzo. Perché a sto punto anche il bibliotecario per avere un peschino in più? No, troppa mano pesante. No, in zot è solo per il body, non per il detratto. Allora, non mi piace. Io in zot ce l'ho. In zot l'ho sbustato. Non va l'inkeeper, mi sa, vero? Vabbè, poi mi dite in caso. Scrivete, fatevi sentire in chat. Quello che lurca, prima saluti e poi lurchi. Ah, perché almeno capisco, magari ti piace lo stream e ti piace lurcare sul mio stream, a me va benissimo. A me un salutino, ci sta. Ho più di rispetto per lo streamer che prova a fare comunque contenuti. Poi mi tieni sottofondo come radio, io lo apprezzo tantissimo e ti ringrazio, a prescindere di chiunque tu sia. Però ci sta almeno farsi il salutino per farlo capire che comunque stai guardando. Perché gli stai dando value allo stream di streamare. Adesso si mando così al pomeriggio, più gente di così alla sera. Cioè, due o tre persone passano, sono contento. Però comunque mi sa che dopo, forse dopo questa, in base a come va, ritorno sul Murloc una partita e poi vado, ragazzi, perché ho già fatto praticamente un'ora. Infatti era un po' una flash live. Era tanto per ritornare su HS, in qualche modo. Ma fammi vedere quanto ho fatto precisamente. Perché sono un'ora, però sono 45 minuti per la rec. Cazzo c'ho? Aspetta, Boni, che qua mi serve il taunt. A meno che non procco scaglia... distorsione. Tanto sti due li usati.
Copiare non mi serve un cazzo, io devo copiare lui. Zot non mi serve, mai zero sì. Oh. Oh. Perché ne ho un altro, è vero. Che ha come Lucantros. No, Temporus. Vabbè. Mi sono spaventato un po' così dalla giocata, sinceramente. Preso un po' così, un po' male, però è vero che sto pezzo di deck va a counterare bene anche facendo il furto. Perché avevo provato un'altra variante mia, molto più personale, che copia e incolla, con la variante del furto del pensiero, no? E aiutava in alcuni aspetti, perché riuscivo a giocare contro una roba con lui, tipo ad esempio mi è capitato con un Jade Druid di rigiocarli contro i Jade, e non era male. Che situazione siamo? Fammi vedere due secondi, siamo a 9 di mana, siamo questo. Ok, mi curo. A posto. Bravissimo, bello sovato, mi è piaciuto. Avesse messo per le 10 per il coso. Adesso ha value Gul'dan, assolutamente sì. Non è che io me la posso giochicchiare un po'. Più o meno. Più o meno me la posso giocare. Ovviamente se siete giocatori di HS fatemi sapere che mazzo usate, cosa vi piace come archetype, come classe, se rankate, quanto siete, come finite la season, cosa avete in previsione per la prossima season, quindi su che mazzo punterete, se avete già addoppiato qualcosa che propone i vari siti Pawned eccetera su cosa sarà per marzo, o se avete già un'idea vostra, un crafting in corso, di un work in progress di un deck, ditemi un po' il vostro, io dico il rapporto, non mi dice... No, io dico il rapporto con il gioco, perché il rapporto con il gioco è molto importante. Il fatto di, ad esempio, tipo su HS, dire con cosa ranchi, qual è il tipo di deck che vai a giocare in suo periodo, cosa proporrai per la prossima season. Good pala, ottimo. No, l'ho visto, molto bravo il signor Daro. Siamo signore, gli do del lei, perché tra l'altro non posso fare. Blink. No, vabbè, dai, frate. Dai. Il Geist adesso non mi serve un cazzo. Non senza volto, che te lo dici? Si era così a caso? No. Voglio che sia libero qui. Per rispetto, per tutti e due. Minchia, dai, ci vediamo di Gul'dan, per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio Gul'dan, perché... Va a giocare quello. E lì, spettacolo. Furto vita la manetta con Gul'dan, frega che... Diverto un sacco a farlo col Priest, mi diverto. Ma il Priest piace. Però Murloc maina, perché sì, mi interessa. Un po' per tutto Naro comunque. Nonostante l'influenza, guarda come sono ganzo. Ma da Ticcio, ma Nem è sempre sul pezzo. E lo stream mi fa bene in questo aspetto, perché cerco di... No, so, di essere più... No? Guardo l'orizzonte con la chitarra acustica di sottofondo, no? Tipo Passenger Ed Sheeran. Ma adesso me lo uso in Manari, ma che cazzo... Ma giocati Gul'dan, cretino. Vabbè. Ma non c'è niente in mano, ma dai. Io non ho ciulato i demoni per poter usare coso. Perché la cosa io me la voglio... Reika, come stai? Tutto bene? Sei in lavoro? Ti saluto tanto, Reika. Grazie di essere passata. A prescindere, nel senso, per poco, per lavoro, eccetera. Grazie mille. Fammi sapere poi per Jire. Io ci sono sempre. Ma io mi giocherei Gul'dan, sai? Per rompergli il cazzo. Perché tanto i demoni non li ci giovo. Perché se avessi rubato demoni, figa, era OP. No, OP. Fammi pensare. Sempre in ufficio. Buono.
Ah, l'ha pescato adesso? Minchia. Che merda il Volgar adesso, che merda. Ma non c'è Gul'dan, quindi, mi stai dicendo. Me lo stai confermando. Tu non hai Gul'dan in questo momento. Te ne sbatti. Hai il Manari. Ci sa per cosa, perché penso che di demoni tu ne abbia finiti. Perché c'hai 8 carte in mano, ne hai cicciato fuori una adesso e c'hai 8 carte. Come se non ci fosse un domani, certo. Assolutamente. Ma la sdoppio. Ho 7 sdoppi per il... Eccola lì, andata. Andata. Non mi aspettavo il secondo, dai, vabbè. Peccato. Ciao Isera, è stato un piacere, grazie mille per la live. Vabbè, andiamo a fare... Tranne Isera. No, cazzo, l'ambra mi serviva, puttana. Niente, è andata via Isera. Isera è stato bello, arrivederci, bravi tutti. Vabbè, andiamo di Gul'dan, vaffanculo. Rompiamogli il cazzo e facciamo un furto vitale, ragazzi, a questo punto. Vedo che Sebi sta andando ancora più lento di me. In più mi serve l'armor. Eccolo lì. Sì. Bene. Ho comunque la spell di Isera. E di Sorsione Fatua. E dopo non usa più un cazzo lui. E non va di combo di Q-Block. Va di coso. Doomguard. Se no lo cicciava. E lui giustamente dice: ma io ti vado faccia, perché comunque tu non me lo puoi tradare con l'Hero Power. Un po' difficile sto game. Un po' così. Ah, l'ha fatto. L'ha fatto. Dai, Dark Pact. L'ha fatto. Tipo ora? Tipo ora, Nalo? Il problema è che se io li procco i due Void Lord mi li cicciano fuori comunque. Mi ha ingabbiato lui a dire il vero, La Wombo Combo. La Wombo Combo è danna tutti e poi questo. Il problema è che li procco lui comunque. Perché se uso questo... Sì, è vero. 5 danni, vero? Sì. Vai. Bravo, Nem. Buono. Ok, così tu hai finito di giocare, tocca a me. Ah, lo so, sto scherzando. Il problema è che lì c'è un altro cubo. Mi serve vita. Ecco, c'è di là mio padre che parla al cellulare. Sennò stavo di là io a leggere. Sì. Ma la teniamo per dopo quella. Ho sbagliato. Ma no, non la vinco comunque. No, anche se c'avevo la carta dei 5 danni la perdo. No, la perdo comunque. Oh, che palle. Ma la perdevo comunque. Perché anche se usavo quella per distruggere tutti, avevo la carta che fa 5 danno, ecco. Visto. Persa sempre. Anche con Gul'dan io ho perso sempre. Niente, c'ho i matchup sfigati oggi, mi spiace. Cacchio, volevo rankare subito, invece no. L'ho persa. Era un altro cubo, l'ho perso. Dai, butto un altro cubo. Dai, che pizza però perderle così. Vabbè. Non potevo fare niente. E sfiga. Vabbè, lo riprovo. O me lo cerco una versione un po' più performante. Adesso, visto che sono ritornate di moda le potion, la madness, la cura. Vabbè. Non potevo comunque vincerla, a quanto pare. Un matchup è troppo sfavorevole quello. Poi gioco male io.
Mi sono fatto delle misplay un po' troppo grandi per la situazione. La curva ce l'ho, però mi serve un drago. Veka, stai rankando? Ci sei ancora? Rankando con qualche deck particolare? A parte l'Hunter? No. Non si derende. Ok. Ah, ma la perdevo comunque quel game. Anche con il coso lì del furto di era una buona mossa, ma forse ho giocato un po' troppo late. In realtà volevo sdoppiare Isera, volevo fare altre robe. Sdoppiare anche Enzote per il corpo, 5-7 era buono. Ma non posso fare un cazzo, non posso fare. Ma Loranza, ma cosa c'ha oggi HS? Anche adesso facciamo sconsiglio, dai, to. Vabbè. Riproviamo Warlock, dai. Palle però. Perché devo avere i matchup sfavorevoli? Cioè, capisco che non posso avere tutto. Però porca miseria, almeno il 15 ci devo arrivare a fine season così. Mi piace troppo, sono. No, veramente non. Oltre all'impegno di giocare giusto, non cambio veramente un cazzo le mie performance su sto gioco veramente non cambiano se devo avere i matchup sfavorevoli. Ma dammi l'inquisitore. Stop. Death Mulligan, ma dammi l'inquisitore. Perché il counter arriva a 5 di colpo delle views se non è vero mai? Tanto c'ho 7 bot, c'ho sti elements che alla fine me l'ha installato per cosa che non serve a niente. Vabbè. Che palla. Dai. Perché c'ha questo a lui? Che succede? Vabbè. Diamo un po' più di value del mana a questo punto. Non me la voglio bruciare. Quello lì l'inquisitore. Non tiro mai. Adesso mi dice 2. 3. E poi non è vero perché io vedo gli spettatori, ci sei tu e Marx. E poi vabbè i bot. Vabbè, io come moderatore, il Nightbot, il Wisebot, l'Electric Scaleboard, Steam Elements. Non vedo mai nessuno. Agroface. Adesso si gioca. Adesso. Siamo io e Marx, quindi due. Eh sì, adesso non lo conta, ma è partito. Ecco, adesso è 5. Quando te lo sto dicendo io, 17.02 adesso è 5. Ma se sono in due comunque. No, perché va un po' a illudere, diciamo. Cioè, quando al tab vedo sempre per. Nel caso che magari mi sono perso qualche messaggio più che altro, no? Perché si può buggare la chat. Allora faccio al tab. Sì, tra da turno, cretino, che sennò il Metalupo non serve a niente, ma gli do pure i consigli. Io attendo ancora l'inquisitore, poi non lo so. Com'è sconsid? Dai, usiamolo. Sì, dai, mettilo. Adesso me lo da dopo, mi dà un po' saroccio. E adesso è sceso. Vabbè. Va bene. Facciamo qualche game col Murloc, ragazzi, poi ci sentiamo stasera, va bene? Sperando che qualcuno venga a vedermi God of War, perché sarebbe tipo la quarta serie. Finendo un po' troppi giochi, probabilmente. Il problema è che non ha. Saprei cosa fare altro in live. Mi vanno bene sistemarmi i giorni così. Ma porca di una puttana, cosa cazzo c'è stasera? Oh.
cosa cazzo sto vedendo? Cosa cazzo sto vedendo? Cosa mi servono due armi in mano così? E Divine Shield per farlo tradare? Santo, che palle, Taunt, minchia. E ancora. Dammi piuttosto quello delle mano Silver Hand. Poi lui sta giocando un mazzo tutto suo. Ma che palle. Vaffanculo. Oh. Che palle. Guarda te se devo tauntare un 1-1 per portare avanti un turno in più il muro. Adesso Killing Death. Una bestia Killing Death si trada. Cosa? Poi andiamo a andiamo a proccare il Divine Shield, trade, hitting con arma. Mettiamo il Divine Shield. Però cosa vuole fare lui? Ma che soldo? Però Walne che soldo? Peccato, pensavo di grabbare qualcuno di nuovo con HS. No, veramente ci vuole un po' più di tempo. Che culo, bravissimo, che culo. Proprio un lanciatore di coltelli coi fiocchi, anzi coi coltelli. E qui non mi serve assolutamente a niente l'invoca marea, perché sarebbe scoperto, morirebbe nel primo turno possibile. Noi andiamo a fare così. Tac. Mettiamo lui. Megasauro ce lo teniamo per dopo. Endo possiamo mettere il Divine Shield. Però noi possiamo fare una cosa di sto tipo. Così e Divine Shield. Così. E non blocchiamo niente, andiamo faccia perché siamo sopra di vita. E lì lo stiamo facendo giocare più robe tecnicamente. Abbiamo noi la mano più vuota, ma lui si sta giocando molte più robe. Tipo il lanciatore di coltelli, di nuovo la tizia qui. Si sta giocando delle robe un po' così. Poi il Worgen, voglio dire. Worgen lo usi nell'allenamento, lo usi. E anche. Ok, quindi non voglio giocare un cazzo, mi stai dicendo. Perché sta già. Ok. Cosa cazzo è? Sto pisellino adesso arriva. Maro. Dai. Dai figa. Dai cazzo. Dai Gianluca cazzo. Oh vabbè, 1-1 perché. Vabbè, dai. Trappola. Bene. Ci bruciamo un murlocchino, facciamo così, 5-1, tatac, tatac, tatac. Va bene. Oh, ma Marx comunque sta lurcando perché proprio sta giocando a LOL. Marx come sta andando? Tanto io muoio, nessuno importa. Nessuno importa del vostro amichevole DM di quartiere. Lo sto facendo... Cosa cazzo ho trovato? Una gamba? Non avevo mai trovato una gamba. Parlatevi, parlatevi. Walk with me. Walk with me. Anche se mi fa male la testa, anche se mi fa male la testa, sono qui, qui, qui. Sono qui, qui, qui. Deciditi. Una cosa da fare. Esco Sid. Va bene. Non ha niente sto tizio. Bravissimo. Hai vinto il gioco, hai vinto un cracker. Ma va a cacare, va a faccia di culo. Che odio sta gente così, che odio. Non hai un deck, vai a casa. Guardalo. Guarda mamma, senza mani. Minchia. Minchia. Dai, esco un seed. Aspetta così. Devo farlo entrare qua. Top, vai. Ciao Wix, ciao. Metti il follow al canale. E rimaniamo intorno al 17. Che è un po' il rank standard con il mio Murloc. Facciamo l'ultimo game. E poi ci sentiamo stasera. Babbana. Fammi vedere intanto se c'è qualcuno da ostare. Direi proprio di sì. Sì. Quindi sì. Ok, va bene. Come particolare. Va bene. Lasciamo un piccolo posticino, dai. Tanto per farci vedere un po' dei nostri friends. Così, vabbè. O lo faccio per sgarbo, li faccio no, non faccio loss, no scherzo. Ecco, vedi, questo è quello che voglio sempre con col coso. Questa no, perché mi sta sul cazzo come arma. Ti giuro, a me non piace la lama.
ma va bene solo su Silver End, secondo me. Ecco, vedi, lui parte, fa lo partire in ritardo così è. Dai, così te ne puoi buffare uno, dai. Gioco dopo, lo gioco dopo. Devo caricare tra l'altro la piccola Lucina per stasera. Minchia, Divine Shield, cazzo. Fortissimo. Fortissimo. Control board. A 3. Senza mettere niente in campo, quindi le bestie. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. E denti grandi. E denti. No, perché non lo voglio pushare tutta l'esistenza. Perché non si sa mai per dopo. Ah, l'abbiamo comunque tradato. Niente, quindi così. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. In realtà pensavo. Dude. Perché non hai giocato il Silver Pale? Dude. Dude, Pale. Dude. Però la cuore. Ok, dai, dopo questa. Sì. Anna sempre, sì. Infatti per quello lo tengo. Non lo gioco così in maniera sconsiderata. Per la giustizia. Dai, vamonos. Sì, certo. Magari quando diventa grossa poi gli togli il buff. Mamma mia. Gli rosica da morire. Minchia, diventa 6-4. Gli togli il buff. Se tu sei di suo tipo, no, posso ancora tardare con l'arma, quindi non ce lo giochiamo. Aia. Aia, questo mi ha dato fastidio. Questo mi ha dato fastidio. Il taunt non ci è arrivato. Ah, fuck. Fuck, ma da fa. Sì, va bene, dai, così infine. Vabbè. Lì fa un pelo di control che va a dare fastidio al nostro mazzo che è più aggro del suo, è molto più forte, più grosso. Ecco, qui vedi, fa tutta una situazione di control che ci rompe veramente i coglioni come non mai. È veramente troppo forte, troppo. Qui si può portare il match a casa solo così, eh. Cristo santo. Porca miseria, no, questo è brutto, questa è una situazione che non è incresciosa, oserei dire. Questa è una situazione che non doveva proprio capitare con l'Hunter, perché va a fare quel pelo di contro l'aggro, cioè va ad aggrare tutti con lui e controlla tutta la sua board. Vinto. Bene, neanche con Carlo che riesco a vincere, ottimo, buono così. Ha vinto. È sconfitto. Va bene. Abbiamo E. Va bene ragazzi, allora io vi saluto e ci sentiamo stasera. Mi spiace per i game un po' così. Sia un po' fuori forma, sia il gioco è un po' fuori forma. Perché sto venendo anche nelle ultime volte in cui sto giocando per conto mio off stream. Sto beccando veramente tante palate. Perché mi ritrovo delle giocate del tipo che loro riescono a farla. Io quando voglio provare a fare la giocata non riesco mai a farla. Quindi ho veramente degli svantaggi veramente veramente grandi. Io comunque grazie per la presenza, vi ricordo che tutte le live sono registrate e ricaricate poi su YouTube. Volete spammare il comando, fatelo, comunque c'è nell'info del canale. Ci sentiamo stasera con God of War. Mi raccomando, iniziate a venire perché se no faccio troppe serie e la gente non se ne guarda mezza in live. Mi va bene che le recuperate dopo, ma ho poca interazione all'interno di un retro game, comunque di un gioco attuale. Quindi mi raccomando, venite. Allora, io vado a lasciare l'hosting a Kita, che sta facendo Enter the Gungeon. Tanto lo conoscete tutti ed è molto più gigante di me come streamer, quindi vado
Passiamo tutti di là, miei nemeriani. Scriveteli l'invasione dei nemeriani, mi raccomando. A stasera. Ciao a tutti.